Arriva l'acqua da Montescuro, è entrato in funzione il nuovo acquedotto che rifornirà il territorio dell'Agro Ticino. Sopralluogo della Commissione europea, sono in corso le verifiche su parametri e requisiti in possesso delle strutture di accoglienza degli immigrati a Marsala e Trapani. Un piano per lo sviluppo è stata presentata questa mattina nella sede della CGIL, la raccolta di firme lanciata a livello europeo. Si brinda, lo sport della provincia si è ritrovato ieri nella serata organizzata dalla nostra emittente a conclusione della stagione sportiva. Nessuna passerella, l'attaccante del Trapani Calcio, Mino Junco, vuole la vittoria contro il Brescia. Benvenuti a tutti alla prima edizione di TG Sud, ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Iniziamo con il primo servizio, parliamo di uno dei problemi più frequenti del territorio dell'Agro Ericino, quello della fornitura d'acqua. Entra finalmente in funzione l'acquedotto di Montescuro, significa quindi lo svincolarsi della dipendenza dal distillatore. Vediamo. La fornitura d'acqua, che si aggirerebbe attorno ai 400 litri al secondo, rifornirà i territori di Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, oltre che Famigliano, Alcamo e Trapani. Ed i benefici della nuova erogazione si stanno già facendo sentire nel centro urbano di Erice, dove il problema della mancanza d'acqua è spesso all'ordine del giorno in diversi quartieri, soprattutto in caso di fermo del distillatore per guasto all'impianto. Adesso, con l'entrata in funzione dell'acquedotto di Montescuro, l'erogazione idrica nel territorio vicino, vetta e frazioni comprese, si aggira attorno ai 170 litri al secondo. Praticamente il 50% in più rispetto alla fornitura assegnata dal distillatore quando è a regime, sempre fermi dell'impianto permettendo. Intanto l'entrata in funzione di Montescuro dovrebbe permettere di garantire la regolarità nell'erogazione idrica. L'opera, molto attesa nel comprensorio, permetterà dunque all'Agro Ericino di non essere più distillatore dipendente. Il nuovo acquedotto era atteso da circa 20 anni, come ricordato dal sindaco di Erice Giacomo Tranchida, che a questo punto ha anche rilanciato l'idea di realizzare un potabilizzatore per la diga Rubino, quale fonte alternativa da utilizzare in caso di necessità. Ma resta il problema della rete idrica ericina, che andrebbe rimessa a nuovo e per cui l'esecutivo della vetta ha predisposto un progetto per un importo di 24 milioni di euro, somme per cui il sindaco cerca i finanziamenti necessari, sollecitando a riguardo l'intervento della regione. E ora la cronaca: continuano nel territorio della provincia i furti di rame, un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Trapani. Mette a segno un furto in un'azienda sottratta a Cosa Nostra, ma viene arrestato dai carabinieri di Trapani in flagranza di reato. In manette è finito un latro di oro rosso, ossia di rame. Si tratta di un giovane di 35 anni, residente a Valderice, di cui non sono state rese note le generalità. L'indagato, secondo il resoconto dei militari dell'arma, si sarebbe introdotto all'interno del residence sciare a Lido Valderice per impossessarsi di materiale in alluminio e rame. Gli investigatori lo avrebbero bloccato mentre era intento a tagliare cavi di rame. Ora il giovane, chiamato a rispondere del reato di furto aggravato, è ai domiciliari. Tragedia sfiorata a Trapani, un minore è rimasto folgorato da una scarica elettrica, ora è ricoverato a Sant'Antonio Abate. Può ritenersi miracolato, il minore è rimasto folgorato da una scarica elettrica. È accaduto ieri sera a Trapani, nel popolare rione Sant'Alberto, già rione Palma, nell'immediata periferia della città. Il giovane, che ha 15 anni, è stato investito da una scarica che si è sprigionata da una cabina dell'Enel, che gli ha fatto fare un balzo di circa 20 metri prima di rimanere riverso sull'asfalto. Per un attimo si era anche temuto il peggio. Adesso il minore si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate con ustioni di secondo grado in diverse parti del corpo. Le sue condizioni tuttavia non destano preoccupazione. Se la caverà in 20 giorni. Secondo la ricostruzione della dinamica dei fatti eseguita dalla polizia, il ferito è entrato in una cabina dell'Enel approfittando del fatto che lo sportello era aperto. Volevo soltanto curiosare mentre attendevo l'arrivo dell'autobus, avrebbe raccontato agli agenti della squadra volante della questura del capoluogo, che si occupano del caso e che hanno già provveduto ad ascoltarlo. Una volta dentro, il minore è stato travolto da una potente scarica elettrica che lo ha tramortito. Scattato l'allarme, è giunta una pattuglia della polizia e un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio
vicino Trapanese, è stato ricoverato. Niente di grave per fortuna, ma la vittima dell'incidente deve ringraziare i santi protettori. Insomma, nel popolare quartiere periferico si è sfiorata la tragedia. La cabina dell'Enel è stata chiusa. Qualcuno aveva forzato lo sportello, circostanza questa che avrebbe facilitato l'accesso del minore rimasto folgorato. Allo stato attuale sembra inverosimile l'ipotesi avanzata però in un primo momento dagli investigatori che il ragazzo possa essere entrato nella cabina per impossessarsi di cavi di rame. Volevo solo guardare cosa c'era dentro, la versione dell'interessato. Saranno premiati venerdì prossimo gli studenti che hanno partecipato al concorso Note per la Legalità organizzato dalla Questura di Trapani in collaborazione con le scuole. La cerimonia si terrà alle 17 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura. E continuano all'interno delle carceri di San Giuliano gli spettacoli musicali di beneficenza in favore dei detenuti, gli artisti dell'Associazione Marsalese L'Energia del Sorriso, l'esibizione canora del duo Calandra e Calandra, gli spettacoli di magia, danza e cabaret, il gruppo cantanti riuniti anni 60 di Mazzara hanno intrattenuto la platea. Per il direttore del carcere si è trattato di una serie di iniziative volte ad alleviare la sofferenza appunto per questi detenuti. Ora andiamo avanti con i servizi. È in corso per tutta la giornata di oggi un'operazione di verifica e controllo da parte della Commissione Europea per gli immigrati, che sta effettuando sopralluoghi nei centri di accoglienza di Marsala e Trapani. Ascoltiamo Antonio Sparaco dell'IPAB Seraino Volpitta. La Commissione sta in atto e ancora in sede, nella nostra sede, sta lavorando per valutare e controllare i requisiti degli standard per l'accoglienza degli immigrati. Questa commissione gestisce, la Commissione Europea gestisce i fondi sia per l'immigrazione ma anche le frontiere. È assolutamente positiva la visita, ci hanno fatto un plauso per la qualità dell'accoglienza come abbiamo sempre fatto finora. L'unico problema che hanno riscontrato è la difficoltà del rilascio della documentazione per lo status di rifugiato. Commissioni queste che sono assolutamente inadeguate rispetto ai numeri, sono poche sedute rispetto alla quantità di immigrati che noi abbiamo nel nostro territorio. Questa Commissione europea ha anche l'obiettivo di verificare gli standard di altre strutture, quali Salina Grande e l'IPAB di Marsala, la Giovanni XXIII. Dalla nostra struttura è venuta grande apertura per ulteriori progetti, ma soprattutto è stato fatto un plauso per l'integrazione con i nostri servizi sociosanitari rispetto ai servizi dedicati all'immigrazione. Riprendiamo con i servizi. Questa mattina nella sede della CGIL si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del manifesto per un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione e la campagna raccolta firme. L'iniziativa è stata illustrata dai rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. Vediamo. È un'iniziativa che riguarda il movimento federalista europeo a cui fanno parte tutte le organizzazioni sindacali. È un movimento che riguarda soprattutto l'opportunità che si vogliono dare a questa Europa, riguarda il lavoro, riguarda la solidarietà. Tra l'altro tutto questo deriva dal Trattato di Lisbona del 2007, che poi è diventato operativo nel 2009, dove il Trattato di Lisbona prevede anche che per alcuni temi specifici, in questo caso quello del lavoro e soprattutto dell'innovazione e della ricerca, si possano con un'iniziativa popolare raccogliere fino a 1 milione di firme per far diventare, come dire, questa opportunità una proposta per un disegno di legge del Parlamento europeo. Noi riteniamo che questa sia un'iniziativa utile per questo territorio, per gli obiettivi che la stessa iniziativa intende traguardare, volendo riferirsi ad un investimento straordinario che l'Europa può fare per valorizzare il territorio per quanto riguarda le carenze quindi di questo territorio, le infrastrutture, per quanto riguarda le ricchezze che possono essere valorizzate e quegli aspetti anche legati a quella agricoltura ecologica che potrebbe darci momenti importanti di ripresa e di nuova occupazione. Noi riteniamo quindi che
sia meritoria questa iniziativa, anche in ragione del fatto che le risorse europee sono una speranza anche per il territorio. Noi ci adopereremo fin da subito per questa iniziativa. All'interno delle nostre sedi diffonderemo questa informazione tra i nostri iscritti, i nostri militanti, nelle aziende in cui siamo presenti e con tutta la cittadinanza. I cittadini potranno rivolgersi quindi alle nostre sedi per poter apporre la loro firma. Ribadiamo il concetto che l'iniziativa prevede, grazie all'articolo 11 del Trattato di Lisbona, la possibilità per i cittadini con 1 milione di firme, la possibilità di poter fare una proposta di legge che possa essere portata poi in Commissione europea, in modo tale da essere proprio parte attiva di quelle che sono le iniziative anche di legge che possono giovare al nostro territorio. Parliamo di sviluppo e parliamo di occupazione. Dal dopoguerra in poi noi altri abbiamo fatto piccolissimi passi verso l'unificazione. Ovviamente questo tempo perso lo paga il cittadino europeo, sia che si trovi nel nord Europa sia che si trovi a Pantelleria. Noi dobbiamo restringere ormai questi tempi, perché, ripeto, il tempo perso è stato moltissimo. È indispensabile strutturare l'Europa in maniera democratica per creare una democrazia a livello sovranazionale. È indispensabile creare la federazione, ovvero sia, in due parole, lo Stato federale europeo. Clemente Polina e Francesco Rallo, rappresentanti del Comitato Over 50, hanno incontrato il sindaco di Trapani per presentargli le proposte di inclusione al lavoro di chi si trova disoccupato in questa particolare fascia d'età. Ascoltiamoli in questa intervista. Noi abbiamo proposto al sindaco, abbiamo fatto un incontro col sindaco, con l'altro ieri proprio, e niente, sta cercando di venirci incontro, parliamoci chiaro, anzi lo ringraziamo per l'intervento che vuole fare, perché ha incaricato, quando parla l'assessore De Maria, per un progetto turistico che noi abbiamo in mente, e ora lui sta valutando tramite tecnici e cose. Il progetto turistico è che noi vogliamo dare un servizio ai turisti quando vengono, perché la città di Trapani è accogliente, quindi cerchiamo di accogliere bene questi turisti, trasportarli a Segesta, dal porto portarli a Birgi e insomma a Palermo. Abbiamo poi mezzi, shuttle, transfert, anche pullman, cosa, vediamo un po' cosa possiamo fare. E ora cambiamo argomento. Nel prossimo servizio parliamo del brindisi di ringraziamento che si è tenuto ieri all'Hotel Tirreno, un'iniziativa promossa dalla nostra emittente per incontrare e ringraziare le società sportive del territorio a conclusione di questa stagione. Terminata la trasmissione Sporto Sud il lunedì, la nostra emittente ha voluto ringraziare coloro che si sono resi protagonisti tutti lunedì sera delle 2 ore in nostra compagnia. Presenziare il Trapani Calcio al gran completo, squadra e staff, con il direttore generale Amari Morace, il direttore sportivo Daline Faggiano, mister Boscaglia, la pallacanestro Trapani con il coach Lino Lardo, la pallavolo Trapani rappresentata dal presidente Poma e il coach Aiuto, e poi il presidente provinciale della FIGC Toti Hernandez. Infine tutta la redazione sportiva al gran completo con il presidente Massimo Marino. Ascoltiamo i protagonisti della serata. Stupendo, con le isole dietro, una cosa bella, tutto lo sport insieme, bella iniziativa, molto simpatico. Stiamo andando verso la fine del campionato, così è bello ritrovarci un attimino tutti insieme e dopo una bella pausa e ripartiamo. Siamo qua tutti insieme, io credo che le emozioni che abbiamo trasmesso e avete trasmesso voi sono state fantastiche, la gente penso ha apprezzato quello che abbiamo fatto durante la stagione e ritrovarsi qua tutti insieme. Insieme con i nostri cugini del calcio, della pallavolo, credo veramente sia appunto un epilogo bello, simpatico e chiaramente un arrivederci per la prossima stagione. Beh, è una cosa molto bella che ha fatto Telesud, spero che si possa poi ripetere nel tempo. Beh, è un'idea, diciamo, fantastica, quello di riunire tutte le società che hanno contribuito a dare lustro allo sport in provincia di Trapani. E siamo sicuramente contenti di essere presenti per un emittente che ha fatto tanto, fa tanto e sono certo che farà tanto per tutto lo sport trapanese in generale. Siete in prima linea, seguite tantissimo lo sport, seguite in particolare anche la pallavolo Trapani, quindi non possiamo che essere contenti di essere qua questa sera. Sì, è bello ritrovarsi tutti insieme dopo una stagione importante da parte di tutti noi, qualcuno ancora gioca, quindi è bello ritrovarsi, confrontarsi, quindi una serata all'insegna del confronto, dello stare insieme.
È bello così, è bello, poi voglio dire, si sono tolte le soddisfazioni di tutte quante le squadre, le realtà sportive della provincia di Trapani. E c'è qualcuno che sta lottando ancora per qualche obiettivo. Speriamo l'anno prossimo di essere di nuovo tutti qui grazie a Telesud. Ringrazio tutto lo staff di Telesud, in primis il presidente Massimo Marino, non ultimo tutti i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima trasmissione sportiva Sport Sud il lunedì, che sicuramente ha contribuito anche all'informazione sportiva locale. Un fine mese che vede la programmazione di tante importanti iniziative, a cominciare da domani e fino al 2 giugno quella di San Vito Lo Capo, che riguarda la terza edizione di Mari in Fiore. È giunta la terza edizione, la coloratissima e vivacissima manifestazione Mari in Fiore, da domani al via fino al 2 giugno prossimi a San Vito Lo Capo, che ospiterà un ricco evento patrocinato dal Comune e organizzato da Pubblicità di Salvatore Peraino e Mino Poma, in collaborazione con l'associazione Cubo Eventi di Giacomo Mineo. Si comincerà domani con il coloratissimo e divertente wall painting presentato da Vital Baparrino. Alle 21.30 lo spettacolo del noto comico e prestigiatore Francesco Scimemi. Venerdì alle 10 si potrà assistere invece al meraviglioso tour del Vespa Club. I pomeriggi saranno animati da attività come il twirling, il body painting e la zumba. Sabato sera alle 21.30 si terrà la prima edizione del concorso artistico L'Isola dei Bambini. Saranno ospiti Andrea e Giorgia, direttamente dal programma TV di Rai 1 Ti Lascio una Canzone. A San Vito Lo Capo sarà possibile trascorrere una domenica di sport e divertimento, poi con la prima maratona regionale. Spazio alla musica in serata con l'unica tappa per la selezione provinciale 2014 de Il Cantagiro. Mari in Fiore si concluderà lunedì 2 giugno. Si terrà invece questa sera al Teatro Impero di Marsala il saggio dimostrativo dell'anno accademico che si è appena concluso del Centro Studi Danza e Pilates Coreutica di Vital Bacutrone. L'ingresso è gratuito. E c'è grande attesa invece per il tradizionale appuntamento con il fitness e il divertimento. Anche quest'anno torna l'ottava edizione dell'Isola del Divertimento con Calappiso Dreams 2014, il primo weekend in programma proprio da partire dal 31 maggio. Cambia la location, ma il filo conduttore resta sempre lo stesso, fitness e divertimento. Torna per l'ottavo anno consecutivo il weekend dei sogni. Da Ustica a Calampiso la manifestazione raddoppia con due weekend dedicati al benessere. Nello splendido scenario della riserva dello Zingaro a San Vito Lo Capo, nel villaggio di Calampiso, sarà possibile trascorrere fine settimana dal 31 maggio al 2 giugno e dal 6 all'8 giugno all'insegna del fitness, dello spettacolo e dell'allegria. La manifestazione, aperta a tutti gli appassionati di sport e non solo, vede un programma di 3 giorni scandito dalle più innovative e moderne discipline come TRX, Boqua, Fitbox e la seguitissima Zumba. A contorno la possibilità di sperimentare le nuove tecniche di massaggio, cimentarsi nella danza del ventre, in danze caraibiche o nelle lezioni di tango argentino con il maestro Angel Coria e Claudia. E l'intrattenimento è garantito con lo spettacolo dell'illusionista Christian Carapezza domenica sera 1 giugno alle ore 22, mentre l'attore comico Ernesto Maria Ponte si esibirà lunedì 2 giugno alle 15 con un'originale performance a bordo piscina. Saranno tante le feste, i brindisi, l'animazione con i DJ Marietto, Moriziotto, Maurizio Campo e le due new entry DJ Asaro e Sorrentino. Da non perdere il secondo weekend di Calampiso Dreams 2014 dal 6 all'8 giugno, che vedrà le lezioni di fitness svolte dai big internazionali. Ed ancora vi ricordo invece che lunedì 2 giugno a Paceco in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle 10 si terrà la seconda esposizione regionale canina organizzata dal gruppo cinofilo trapanese riservata ai cani con pedigree. La scorsa edizione hanno partecipato un centinaio di soggetti. I cani saranno giudicati da una giuria internazionale. E per quanto riguarda gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente, vi ricordo alle 21 e alle 23 la nuova puntata di Grand Hotel. Ospiti studio saranno gli autori di alcuni libri, l'onorevole Michele Rallo, il giornalista Giacomo Pilati e lo scrittore Nelson Martinico. Con questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio giocato contro il Crotone, rientrato dopo l'infortunio. Antimo Junk ieri ha parlato in conferenza stampa. Ha fatto un bilancio del campionato e ha spiegato come Granata vogliono chiudere in bellezza questo campionato di Serie B con una vittoria nella sfida di Brescia di venerdì sera. Ascoltiamo Antimo Junk.
Ma intanto mi preme fare i complimenti a tutto l'ambiente Trapani, squadra, società, pubblico, perché comunque credo che abbiamo fatto una stagione fantastica. Difficile da ripetersi, perché comunque anche l'anno prossimo ci conosceranno ancora di più, quindi staranno molto, molto più attenti al Trapani. Poi per le mie condizioni sto rientrando dall'infortunio, non sono ancora al meglio, però stringiamo i denti, manca ancora una partita, poi vediamo. Peccato per il playoff, perché potevamo toglierci delle grosse soddisfazioni, però merito al Crotone per come ha interpretato la partita, per quello che come ci ha girato, però ripeto, è stata un'annata fantastica da non dimenticare. Se andiamo ad analizzare come sono avvenute questi risultati negativi, ne possiamo parlare da qua fin quando non so quando, però devo anche vedere quello che di buono abbiamo fatto, e dobbiamo vedere anche chi in questo campionato non ha avuto flessioni, chi più e chi meno hanno avuto tutti quanti una flessione. Noi forse abbiamo inceppato una flessione nel momento in cui secondo me dovevamo fare uno sprint finale. Ci abbiamo messa tutta, siamo arrivati sotto, però ti ripeto, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Diciamo che questo è stata hanno fatto delle scelte la società ben mirate. Siamo stati i giocatori che ha voluto sia il direttore che il mister, quindi hanno fatto le valutazioni, tutte le valutazioni del caso, e per fortuna ci siamo salvati vedendo la classifica adesso con due mesi d'anticipo, che questo significa vincere il campionato attualmente a Trapani. Poi ovviamente c'erano altri obiettivi che ci siamo prefissati dopo il raggiungimento della salvezza, che purtroppo sono sfumati, però non toglie il buono che abbiamo fatto fino a ieri. Una cosa bellissima, anche perché comunque non, per quello che hanno fatto i tifosi, per come ci sono sempre stati vicini anche nei momenti difficili, chiamiamoli difficili, è già da parte nostra ripagarli con i risultati, con le cose, è già una gratitudine nei confronti loro e nei confronti nostri. Quindi ti ripeto, ho visto tante piazze in giro per l'Italia, e questa è una delle piazze dove si può lavorare sereni, dove ti osannano anche nel momento in cui le cose non vanno bene, e adesso nel calcio di oggi è difficile trovarle. Quindi noi ringraziamo sicuramente tutti quanti, voi, la stampa, tutti quanti, per come ci siete stati vicino. Qualcuno no. Però andiamo avanti, siamo contenti. Spero che sia una vittoria, in modo di chiudere in bellezza tutti quanti, per poter poi ricominciare l'anno prossimo più uniti e compatti di sempre. Gli allenamenti del Trapani Calcio si terranno oggi e domani nel pomeriggio allo stadio provinciale. Alcuni calciatori del Trapani Calcio, intanto ieri, accompagnati dal direttore sportivo Daniele Faggiano e dal team manager Massimo Lomonaco, hanno fatto visita ai bambini dell'oratorio Sant'Alberto, trascorrendo del tempo insieme a loro e regalando momenti di felicità. Passiamo al basket. Stasera alle 20:30 a Trento si gioca gara 5 della semifinale playoff contro Torino. La sfida decreterà quale fra le due squadre affronterà in finale Capodorlando. Ancora basket. Al Pala Virtus si è giocata ieri la semifinale d'andata del campionato regionale Under 14 maschile, di fronte alle squadre che negli ultimi 3 anni hanno dominato la scena regionale: la Pegaso Ragusa da una parte, campione uscente, e la Virtus Trapani, ancora una volta a fronteggiarsi per la supremazia regionale. Ha vinto Ragusa per 71-60 con una sfida piena di spettacolo e fair play. Si è svolto invece a Marsala, al complesso monumentale San Pietro, il convegno dal titolo L'importanza dei settori giovanili per il calcio nel futuro, inserito nell'ambito del primo memorial Gigi Carducci. Diana Cardinale ha intervistato il delegato provinciale della FIGC, Tot Hernandez, e l'allenatore Pasquale Marino. Pasquale Marino, a Marsala al complesso San Pietro parliamo di sport e di giovani in particolare. È sempre importante, soprattutto in un momento di crisi come questo, investire nei settori dello sport giovanile, che qui li vedo presenti. Sì, c'è molta attenzione, fa piacere
questo memore per Carducci, dedicato ai giovani, un torneo giovanile che è importante per la crescita di questi ragazzi. E poi diciamo che lo sport, il calcio, mantiene fuori da certi contesti i ragazzi che hanno in testa il calcio, quindi sono chi fa sport diciamo così, aiuta nel sociale. Con Toti Hernandez al complesso monumentale San Pietro per parlare di sport, di giovani, di settori giovanili, di quanto è importante investire in questi settori in momenti particolari come questo di crisi. Ma soprattutto di crisi di valori, al di là della crisi economica che attraversa il paese. Io credo che tutti quanti dobbiamo riconoscere al calcio, allo sport in generale, una funzione sociale. Attraverso il calcio, utilizzato correttamente ovviamente, possiamo trasmettere a questi ragazzi valori importanti che forse stiamo perdendo. Le faccio una domanda sullo sport, il calcio in particolare regionale e quello in provincia di Trapani. Ma il movimento in provincia di Trapani funziona abbastanza bene, grazie anche all'indotto e all'entusiasmo che ha creato la promozione in Serie B con il Trapani Calcio. Quindi c'è un'attività di base rigenerata, ci sono nuove società, ci sono nuovi tecnici che si approcciano a questo sport. Adesso un'ultima notizia, chiudiamo con la maratona di San Vito Lo Capo che si terrà domenica, organizzata dall'Opes Italia, inserita all'interno della manifestazione Marinfiore. Il percorso sarà di 6 km, saranno premiati i primi classificati di ogni categoria. Il raduno è fissato per le ore 17. Questa era la nostra ultima notizia, le notizie sportive tornano come sempre nella prossima edizione. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.